mondo. Ormai Nando è una voce conosciutissima su RSO, Nando Cavalli, Frizzato, lo chiamiamo il Frizzato, e poi Rafael, il capitano Rafael, il capitano dell'Airlines. Allora, intanto buonasera a tutti, benvenuti in Piazza del Plebiscito, ma un saluto lo facciamo anche a quelli che ci ascoltano via radio, che sono tantissimi. Sapete che grazie a RSO è diventata una delle prime radio provinciali di Siracusa, e poi tra l'altro questo è un progetto che partirà a luglio in tutti i comuni della provincia di Siracusa. Stasera è, diciamo, in un certo senso il cantaradio un po' ridotto, perché non è quello che dovremmo presentare nelle piazze, perché è stata una cosa fatta in pochi minuti, quindi abbiamo voluto, siamo voluti essere qui presenti anche per dare un segno tangibile a quella che sarà la festa dell'Annunziata. Allora, intanto vorrei salutare i partecipanti, vi auguro un bocca al lupo a tutti i ragazzi, perché sono stati tanti quelli che oggi sono venuti qui per la preselezione, ma come ben sapete 8 soltanto sono riusciti a passare. Allora, io direi a questo punto, come fanno anche in televisione, anche noi abbiamo una sigla, ed iniziare subito con la nostra sigla. E sto cantando. Siamo in ritardo come sempre, ma noi ci teniamo molto a tenere i tempi, perché visto che siamo in diretta radio, quindi salutiamo quelli che ci ascoltano via streaming. Vi dico brevemente, ma già l'ha detto Rafael, come si vota. Non ci sarà nessuna giuria, scusatemi, ma sarete voi a votare con il vostro telefonino tramite WhatsApp. È la cosa migliore che possiamo fare, che poi tra l'altro potete anche votare con l'applausometro, cioè voi votate, voi applaudite, e il nostro applauso amatoro qui sul monitor segnerà il vostro applauso, quindi saranno altri voti per i concorrenti. Vi spiego brevemente come si vota. Vi daremo fra poco il numero che dovrete formulare, anzi ve lo do subito: 393, c'è scritto anche lì 393 982 98 20. Dovete dare un voto, per esempio canti il primo cantante, quindi si chiama per esempio Zerante, codice 01, e votate 01. Se poi il prossimo concorrente, il secondo, il terzo, il quarto o il quinto non vi piacciono, vi piace l'ottavo e votate per l'ottavo, automaticamente vale il vostro voto per l'ottavo. Quindi quelli che avete dato prima saranno eliminati, ma soltanto l'ultimo voto che sarà dato con il vostro telefonino personale sarà il voto vincente. D'accordo? Avete capito? Allora Gianni, scusami, lo spieghiamo anche per i radioascoltatori. Ah, quelli che ci ascoltano. Naturalmente, siamo in diretta su RSO, quindi per votare solamente il vostro ultimo WhatsApp. Quindi se voi inviate 5 preferenze, naturalmente conterà solamente l'ultimo. Quindi magari ascoltatele molto bene le canzoni, perché è importante. Poi dobbiamo dire un'altra cosa, che possono votare anche su Facebook. Quindi questa sera saremo anche social. Per votare su Facebook basta scrivere il numero del vostro preferito con il nome e aggiungete l'hashtag Cantaradio, tutto unito, e mi raccomando, dovete scriverlo sulla vostra bacheca, quindi è semplicissimo. Mettendo l'hashtag tutti i voti verranno indirizzati sulla nostra pagina. E un'altra cosa le diciamo, visto che siamo ormai in ritardo, non fa nulla, siamo in diretta anche televisiva in tutto il mondo, eccetera, poi il nostro Salvo Mozart. Allora, a questo punto direi di chiamare la prima, perché si tratta di una donna, la prima concorrente di questa. Come? Ah, ci sono, appunto. Allora, facciamo finta che siamo in televisione, perché stasera c'è qualcosa di eccezionale. Abbiamo un gruppo floridiano di vicino a casa nostra, ma proprio il capo di questo gruppo è uno che è stato anche in televisione ed è molto bravo. Ne parliamo dopo. Signori, il New Way. Michelle fights for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Too hot, hot damn. Got no reason to fire, nigga. Too hot, hot damn. Make a dragon wanna retire, nigga. Too hot, hot damn. Say my name, you know who I am. Too hot, hot damn. Yeah, and my band right up that way. ムック目が止まらないよ水分取るからキリがない。ムック目が止まらないよ。ムック目が止まらないよ水分なく。
からしょうがない夢が止まらないやで。Di quello che succederà stasera, grazie, avremo modo anche di sentirli. Allora, mamma mia, tra l'altro tutto qua, diciamo che siamo in ritardo, però non fa nulla perché dobbiamo partire, siamo in diretta radio, salutiamo quelli che ci ascoltano via radio sulla frequenza di 98.200, ricordiamo il nostro WhatsApp 393 92 98 20, memorizzate, vedo già che siete con i telefonini, bravi. Allora, adesso partiremo con la prima concorrente che sto per chiamare, signori, Maria Assunta Zelante. Direi che stasera siete un po' fortunati, perché? Perché praticamente non faremo nessuna intervista, non vi chiederemo nulla, perché noi abbiamo una scheda tecnica di ogni concorrente. Vi ricordo che oggi c'è stata una preselezione, mi dispiace per coloro che non sono passati, perché sono tanti ragazzi che volevano partecipare, essere qui sul palco, essere protagonisti, però ahimè non ce l'hanno fatta. Questa è la forza di Cantaradio che girerà un po' tutta la provincia di Siracusa. Allora, leggiamo un po' la tua scheda, Maria. Nome Maria Assunta tutto attaccato, dice altrimenti mi picchio. Poi cognome Zelante, città Belvedere, età 39 anni, professione casalinga, cantante preferito Anna Oxa. La cosa più strana che ha fatto nella vita, lei dice, mi sono innamorata di mio marito. Allora, Maria Assunta Zelante ci canta Non ho l'età. Prego. Facciamo, scusate, dovete dire, ricordiamo bene che... per uscire
lascia che viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Sola con te, se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Rimani qua, posi il microfono, grazie. Allora, come abbiamo già preannunciato, praticamente già ho visto qualcuno con i telefonini pronti per dare il voto, ricordo il numero che è 393-982-9820, mi raccomando, codice 01. Però attenzione, c'è l'altro che è importante, l'applausometro. Adesso il pubblico applaudirà e noi vedremo fino a che punto arriverà la tua percentuale. Mettiamoci da questa parte. Allora, al mio 3, signori, dovete applaudire Maria. 1, 2, 3. 21, ok. Ah, siamo saliti. Dobbiamo rifarlo? Ok, allora un attimo solo ragazzi, dobbiamo fare le cose per bene. Allora al mio 3. Ok, al mio 3. 1. Siamo pronti? 1, 2, 3, via! Ok, no, perché poco fa c'è il microfono che interferiva, ahimè, c'è un applauso iniziale. Va bene, ok, grazie Maria, ti congediamo e noi continuiamo anche perché vi avevo detto, vi ho preannunciato che abbiamo 8 concorrenti che stasera saranno qui protagonisti su questo palco e chiamiamo il secondo, anzi la seconda concorrente, si tratta di una donna, si chiama, anzi la chiamiamo, signori, la seconda concorrente, Gabriella Andries. C'è qualcosa che scarica, cerchiamo di capire qual è questo cavo che è molto brutto. Allora, Gabriella Andries, allora, eccola qua, come tu ben sai non facciamo nessuna domanda anche perché siamo in diretta radio, quindi salutiamo quelli che ci ascoltano in radio, salutiamo anche quelli che ci ascoltano in streaming. Sai che ci stanno ascoltando dall'Australia? Perché ci sono emigranti solenesi che ci stanno ascoltando, hanno appena telefonato, vi ascoltiamo dall'Australia, quindi vi salutiamo. Allora, leggiamo la tua scheda. Nome Gabriela, con una L, altrimenti anche lei si incazza. Cognome Andries, città Floridia, età 14 anni, professione studentessa, cantante preferito Madonna. La cosa più strana che ha fatto nella propria vita è quella di aver dimenticato le chiavi di casa ed è entrata a casa dal balcone. Allora, tu hai scelto una canzone di Lady Gaga, Si chiama Born This Way. Io vi ricordo il codice che è il 02. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your pants up, cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we are all the superstars. She rolled my head up, put my lipstick on, and the glass of her would dry. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause it made you perfect, babe. So hold your head and God ain't you're the star. Just like it's something to say, I'm on the right track to say that I was
carriage of a two. And don't imagine how they am secure. I must be myself, respect my youth. A different lover is not a sin, but the incapable age I hate. Intanto vorrei salutare i miei amici Raff, il capitano Raff e il nostro Frizzato, li conosci? Sono speaker radiofoniche, l'hai sentito qualche volta? Mi sbaglio, sì. Abbiamo litigato nel pomeriggio per una canzone che non riuscivo. Allora, siccome tu ben sai, Gabriela, noi abbiamo tante possibilità di darti il voto, sia con il WhatsApp che già vedo con il telefonino pronto, con il 393-982-9820, che daranno il voto sul codice 02 che ti appartiene. Poi ci sono quelli che ci stanno ascoltando via radio con non solo tramite streaming, ma anche possono votarci tramite la Livestack, praticamente dal computer, quindi possono votare il codice 02. Scusa Gianni, abbiamo un intervento da parte dei WhatsApp dei nostri ascoltatori. Qualcuno ci chiede: ma bisogna dare un voto oppure solo il numero? Solo il numero, quindi date solamente il numero, quindi voto. Non c'è bisogno neanche di mettere il nome Gabriela, perché alla fine il codice corrisponde al nome. Dobbiamo cercare di vedere questo difetto del cavo, perché è un po' fastidioso. Allora, a questo punto è arrivato il momento dell'applausometro, eh? Vuoi dire qualcosa al pubblico per incitarli? No, perfetto. Allora, signori, al mio 3 dovete votare la nostra Gabriele, codice 02 su WhatsApp. Siamo pronti? 1, 2, 3. Anzi 52, 06, niente male, ok? E sentite bene, grazie. Allora, noi continuiamo, visto che siamo nettamente in ritardo, perché oggi abbiamo iniziato un po' tardi, ahimè. Dobbiamo continuare con la prossima concorrente. Sembri un po' spaventata, no? Allora, intanto facciamo vedere il tuo codice, magari qualcuno vorrebbe già votarti dalle prime note musicali. Allora, anche per te, leggiamo la tua scheda.
Allora, premetto che Rita non ci ha dichiarato qual è la cosa più strana fatta nella propria vita. Dice, ne ho fatte tante di cose strane, che nominarne una vorrebbe significare fare torto alle altre, e quindi insomma così si è giustificata. Comunque, nome Rita, cognome Zelante, città Solarino, età, lei dice, 33 anni, gli anni di Cristo, professione casalinga, cantante preferito Giorgia. La cosa più strana che ha fatto nella propria vita non la sapremo mai. La canzone che ci sta per cantare è Ma che freddo fa. Zelante, codice 03. Grazie per sistemare il microfono. Allora, vieni qua Rita. Allora, anche per te è il momento dell'applausometro, quello che darà la possibilità di prendere ancora più voti. Allora, mettiamoci da questa parte così avrai l'opportunità di visionare il tuo applausometro. Allora, signori, siamo pronti per votare? Venite un attimo, al mio tre, attenzione. 1, 2, 3. Dobbiamo rifarlo? Perché? Ah, ho capito. Allora, dovete ben capire che quando ci sono delle interferenze, allora lì segna molto più alto, quindi non va bene, dobbiamo rifarlo. Speriamo che questa volta entri più alto. Allora, siamo pronti di nuovo? 1, 2, 3. Ok, 9. Grazie, grazie a te. Allora, quante concorrente femminile, eh? Adesso c'è un'altra ragazza, si chiama, la chiamiamo subito, prossimo concorrente. E sto cantando. Vieni, 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 fai vedere il tuo codice, ricordiamo, bene, brava.
Allora, codice 04, quindi dal momento in cui tu inizierai a cantare loro avranno la possibilità con i WhatsApp, ricordi il numero 393-982-9820, di votarti, e quindi spero che possa portare grande successo il tuo codice 04. Allora, a questo punto vieni qua, guardi il pubblico, leggiamo la tua scheda. Eccoci qua. Lei si chiama Diletta, cognome Ravalli, città Augusta, età 11 anni, professione studentessa. Il cantante preferito è Fedex, ti dice niente? La cosa più strana che ha fatto nella propria vita fino adesso, visto che comunque ha solo 11 anni, è quella di essersi innamorata del proprio cane. Allora, ci canta Cigno Nero. Mettiti qui accanto a me, grazie. Fai vedere il tuo codice che è 04 con i WhatsApp 393-982-9820, importante. E adesso è arrivato il momento dell'applausometro. Questo gli fa un po' paura questa cosa, vero no? Mettiti qua, così guardi. Allora, signori, siamo pronti? Un attimo. Ok, aspetta, senti, io vorrei creare un po' di suspense. Raffa,
Visto che sono arrivati un sacco di messaggi, vogliamo leggere qualcuno messaggio di che ci stanno arrivando in radio? Sì, naturalmente non leggeremo i messaggi con i voti, ovvio. Leggeremo quelli con i commenti. Sì. E allora qualcuno intanto ci tiene a dire, sembra di essere su Italia 1 ascoltare la gente cantare alla radio. Allora, mio caro ascoltatore, non sei su Italia 1, sei su RSO, tavolo, 98.2 oppure www.rsoradio.it. Ricordiamolo, lo faremo e lo faremo sempre. Certo, ne approfitto anche per ricordare che il 18 luglio adesso partirà per un tour che prenderà un po' tutta la provincia di Siracusa, toccheremo anche Augusta, quindi avremo non soltanto, questa è una parte del tour che faremo, perché non ci sarà soltanto il Cantaradio, ma ci saranno i concerti in piazza, ci sarà la diretta, ci sarà un casino enorme, perché siamo 32 ragazzi che lavoriamo in radio, quindi immagina che casino che faremo in ogni paese. Allora, è arrivato il tuo momento, il momento dell'applausometro. Tu puoi guardare lì come puoi guardare da questa parte. A questo punto è il pubblico che ti deve premiare. Signori, il mio 3, siamo pronti? 1, 2, 3. Bravissimo, 14. Ok, grazie. Io nel frattempo volevo ricordarvi, se avete visto qualcuno con una piccola telecamera sul palco, quello ormai è un personaggio molto noto sul nostro paese, ma anche nella provincia, si chiama Salvo Mozart, è qui, che saluto, ciao Salvo. Ciao. Basta andare su Facebook, cliccare Salvo Mozart e da lì parte Teramo, quindi avrete occasione di vedere tutto quello che sta succedendo stasera su questo palco in Piazza Plebiscito a Solarino. Bene. Ah, a proposito, prima di chiamare il prossimo concorrente, se mi permetti, Raff, so che non devo perdere assolutamente tempo, però permettimi. Allora, volevo farvi vedere... Guarda, solo perché sei il boss. Sì, solo perché sono il boss. A me, tu sai che quando si fanno spettacoli una cosa che dà fastidio ai presentatori è quando gli dicono corri, 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 corri. Ah, allora, guardate questo bel premio, questo è stato offerto da Aparo Creazioni Glass Design. Questa non è un, diciamo, una figura stampata, è proprio incisa, te la faccio vedere, e questo va al primo classificato, non soltanto questo. Bello. Puoi inquadrare anche questo bellissimo, questa bellissima macchina da caffè che viene abbinata praticamente al primo o prima classificato. Poi ci sono un sacco di premi, perché avremo modo anche di leggere chi ci ha dato questi premi stasera, perché noi di RSO, come ben sapete, premiamo sempre tutti. Allora, andiamo con la prossima concorrente, e tutte donne stasera. Signori, andiamo con la prossima concorrente. Presente. E sto cantando. Vela! Vela! Te sto dicendo. Allora, metti più indietro poco. Te lo sei messo in basso il codice, forse per farlo vedere meglio. Codice 05. Ok, allora leggiamo la scheda del codice 05. Nome Erika, ci conosciamo. Cognome Miglietta. Città Floridia. Età 30 anni. Professione barista. Cantante preferito, Giorgia. La cosa più strana, lei dice, di aver fatto nella propria vita è quella di trasferirsi in Sicilia. Tutti migrano verso nord, lei invece è venuta giù da noi a beccarsi il nostro però meraviglioso sole. Vuoi mettere? Allora, la nostra carissima amica stasera, che ringraziamo di essere presente sul palco di Solarino, ci canta Più di così di Antonella Arancio. Prego. Eravamo sicuri di noi.
senza voltarsi mai più di così. Erika, metti il microfono a posto, grazie. Guarda che siamo sul telegramma, in tutto il mondo. Allora, prima dell'appuntamento, dell'applauso, volevo dirti che siamo in tutto il mondo. Sai perché dico tutto il mondo? Perché fra poco, esattamente alle 22.30, Raff, non so, siamo in ritardo? Alle 23. Alle 23 partirà Welcome into my house con lo DJ, sì, Dario Di Marco. Siamo stati un po'... Ho chiesto oggi pomeriggio proprio a lui, guarda Dario, ti ruberemo qualche minuto perché vogliamo che Cantaradio termini per bene, quindi scusaci. Perdonaci, siamo in... purtroppo abbiamo iniziato un po' in ritardo. Sia lui, sia il DJ Mauro La Rosa. Mauro La Rosa, che salutiamo, sono i disc jockey di RSO che fra poco devono andare in onda sulla nostra emittente. Allora Erika, adesso arriva il momento dell'applausometro, quindi poi io devo dire le cose importanti, mettiamo subito questa parte, poi visionare da lì, poi visionare da questa parte e lì c'è telefono, ok? Siamo pronti? Al mio tre, signori, votate per Erika. 1, 2, 3. Bene, grazie. Grazie alla nostra Erika. Allora, nel frattempo, prima di chiamare il prossimo concorrente, volevo ringraziare Carlo Caffè e il bar che sta lì. Carlo Caffè ha messo a disposizione il primo premio, che è questa bellissima macchina da caffè, ma non soltanto la macchina da caffè, abbinata alla macchina da caffè c'è un bel pacco di cialde, quindi avrete anche il caffè gratis. Salutiamo e ringraziamo Vanity Bigiotterie, Pelletterie e Profumeria, Attive del Regalo, in via Giusti 104 Floribia, che ha messo un bel premio. E poi vorrei salutare Fabrizio Gargante Orafo, design e gemmologo, che si trova a Solevino, in corso Vittorio Emanuele, che ha messo in palio questo orologio. Guardate bene, è nuovo, si chiama Zitto, non è che devi stare zitto, è proprio zitto, è una cosa molto carina per i giovani, anche per i meno giovani. Bene, siamo pronti per il prossimo concorrente. E sto cantando. Sto dicendo. Siete tutte donne stasera, ma non abbiamo uomini, Raff. Cioè, come è stata fatta sta selezione? Solo per le donne senza uomini stasera? Scusa, vedi per caso sul palco donne? Tra di noi? No, quindi... allora per questo l'hai fatto, certo. Hai voluto portare le donne? Certo. Ok, allora, è arrivato il tuo momento. Intanto ricordo che lei ha il codice 06, guardate bene, quindi adesso leggiamo la tua scheda. E allora, nome Alison, cognome Recupero, è di Floridia, età 15 anni, professione studente. Però non ho capito se è studente o studente qua, comunque. Studentessa, cantante preferito Alicia Keys. La cosa più strana fatta nella propria vita? Si è rotta un timpano con un cotton fioc. Complimenti, complimenti. Grazie. Ok, Alison ci canta una bella canzone, si intitola Pavement di Adele. Ok. Adele. Ok. Oh,
Ellison. Estoy cantando. Ellison ha terminato anche lei la sua interpretazione. Ok. Bene, mettiamoci da questa parte, così avrei modo di visionare l'applauso vostro. Intanto complimenti, codice 06 per i WhatsApp, ricordi il numero 393-982-9820. Scusa Gianni, sì? Ti interrompo solamente un attimo perché è arrivato un WhatsApp al 393-982-9820 in cui ci hanno inviato la foto. La foto non è valida come voto, quindi scrivete il codice altrimenti non va bene. E perché forse aveva paura di sbagliare codice, ha detto meglio mandare la foto. Vabbè, non vale, perciò possono rifarlo. Allora, siamo pronti, mi raccomando, mio 3, il vostro applauso farà in modo di dare un maggior voto alla nostra carissima Ellison. 1, 2, 3. Ci fermiamo lì, ok, grazie, ti saluto, grazie mille. Allora, noi continuiamo, ma prima ancora di continuare, io vi avevo detto che qui sul palco ci sono tantissimi regali, come questo qua, guardate questa bellissima cuffia, guardate che carino, come tantissimi altri regali che sono a disposizione di tutti i concorrenti che stasera qui si stanno esibendo. Ringraziamo Regali Maria, tutto per qualsiasi tipo di festa, inoltre articoli del regalo. Grande cosa ti fa? Sempre Inter? Juve? Non ho visto mai un interista passare juventino, è la prima volta che lo sento. Va bene, allora, lui infatti ha scelto una bellissima canzone che si chiama Vittima dei Modà, codice 08. Assaggiarti e di confonderti, me ne hai segnato tu, che quando scappi sei distante, ti cercano sempre, il gioco lo comandi tu, ti chiamo stupida, ti prendo pure l'anima, e non sei mai, quando ritorno, forse sì. Sempre consapevole che quando poi ritorno ti ritroverò sempre contenta e bella come solo tu lo sai, ti spoglierai senza parlare neanche un attimo e me ne andrò mentre dormi, forse sì. Sì, e quindi essere un po' bastardo che
Ok, salvo cacca, momenti di qua, di questa parte. Ricordiamo al pubblico presente che possono votare in piazza con il codice 08, ma non soltanto perché siete in piazza, possono votare quelli che ci stanno ascoltando via radio e via streaming. Vi ricordo il 393-982-9820. Ma sembra strano, qualcuno ci ha detto: come fate ad avere 982-9820? E ce lo siamo fatti fare apposta, e caspita. E questo è il numero di WhatsApp di adesso, quindi con questo codice possono votarti. Adesso c'è il momento dell'applauso, per cui è il momento del pubblico. Metti da questa parte, puoi guardare lì, come puoi guardare forse più gigante da questa parte. Signori, siamo pronti per votare per salvo al mio 3, 1, 2, 3. No? Aspetta un attimo, dovete riparlo. Dovete chiedere ragazzi il vostro attimo. È sì. Molto sensibile il vostro applauso, ma troppo. Non fare il monellaccio! No, 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 ragazzi, è molto sensibile. Infatti, io, se voi notate, neanche noi ci muoviamo, perché basta che ci muoviamo, lui segna molto. Allora, ragazzi, per un attimo, o state fermi oppure scendete, perché non possiamo usare il... Dopo l'applausometro se c'è movimento sul palco. Emozionato? No? Cantato bene, quindi che emozione. Tranquillo. Siamo pronti? E poi vi abbiamo dato il tempo per ricaricarvi, eh? Allora, mio tre, va bene? Siamo pronti? Ragazzi, fermi. Uno, due, tre. Ok? Ok. 42. Grazie, salvo. Estoy cantando. Estoy diciendo. Oh, cause there's a way to like the rock. Oh,
beast. The people ain't got the shoes they beat. Before the beat, stay home. The ones that's working, you can get you some heat. And on the beat, you lay the rest like you was getting some sleep. Where the little kids get ammunition for? You can't get no nutrition or any type of suitable living condition. Listen, you should be on that paper. It's just survival, it's human nature to put you out to misery like euthanasia. Yeah, don't let them fool you. Ain't different than the euthanasia. Africa, Europe, it's a small world. It's really neighbor. Say the third world. Mamma mia, stavo per testare, non lo so. Okay. Allora, bene. Dov'è? Gallo, vieni qua, Gallo. Aspetta un attimo. Vieni qua. Mettetevi qua, facciamo una bella coreografia, magari, perché siamo su Teleanapo. Ok, allora io so che questo non è appropriato perché fare il caffè vi rende ancora più nervosi perché fate tremare tutto, però ci voleva forse un po' di tè, qualche tazza di tè, però. Allora senti, sono di Buon Imaggio offerto da Co-Wash, quelle di Solarino, che vi regala la possibilità di lavarvi la macchina gratuitamente, che ringraziamo. Allora, io volevo dirti soltanto una parolina, dopo il grande successo di Amici, so che stai facendo cose grandi nella nostra Sicilia e questa è la cosa che ci fa più piacere, che sei rimasto qui con noi. Eh sì, sei stanco. Allora, innanzitutto, buonasera Solarino, ciao! Non calpesto questo palco da anni, tanti, ero piccolino, l'ultima volta che ballo per qua. Io ci devo ringraziare i miei ragazzi, il piccolino Gabriele Baio, da Siracusa. C'ha 11 anni, è tutto capelli, ma c'ha 11 anni. I miei New Way, dalla palestra Hobby Sport di Feriglia, un applauso, lo voglio. Signori, a sti ragazzi che tutte le sere sacrificano, a differenza di alcuni teenagers in piazzetta, loro la passano all'interno di una sala. Sì, come dicevi, dopo Amici ho iniziato a lavorare, a insegnare nelle scuole, in tutta la Sicilia. Fino all'anno scorso ho passato 4 anni a Palermo, in una compagnia di Palermo. Adesso sono a Catania, in un gruppo che l'anno scorso ha fatto i mondiali. Quindi sto ballando con loro adesso. Poi insegno in tutte le scuole di danza della provincia di Siracusa. Complimenti. Grazie, grazie. Amici di Solarino, buonasera. Facciamo un applauso. Incoraggiatemi, dai. Grazie. Cantaradio 2015, piazza Plebiscito Solarino, Erika Miglietta! Erika! Vieni qua! Grandissima Erika, l'unica che è emigrata da nord a sud, lo ricordiamo, questa è la cosa più strana che ha fatto. Ha cantato la canzone di Antonella Arancio, Più di così. Aspetta che io devo sistemare qua il tuo premio. Perché diciamo, l'ha vinto la macchina del caffè offerta da Carlo Caffè. Allora, intanto hai vinto questa bellissima, tieni qua, questa bellissima macchina da caffè offerta da Carlo Caffè, sarebbe quel bar.
se quando consumi le scialde andrebbe di caffè bar oppure ti compri le scialde, quindi alla fine sarebbe sempre il caffè di Carlo Caffè. Così ce la fai. Ringraziamo Carlo Caffè che ha messo il primo premio in assoluto per la prima classificata del Cantanario. Allora facciamo un'immortalazione con Erika, questa ragazza fantastica dalla voce bellissima che ha vinto questo primo trofeo del Cantaradio di RSO. E come si fa a Sanremo, ricanterà la canzone per salutare. La puoi mettere qui, canterai a cantare. Più facili non durano che un attimo, ma io non sono. Da padre Luigi, che ringraziamo le chiese che ci ha invitato ad essere qui stasera, e quindi in 448 siamo riusciti a mettere su un po' questo spettacolo che poi alla fine penso sia andata bene. Grazie, complimenti ancora e auguri. Allora, Salvo, senti, io avevo riservato un premio anche per te. Sei lì, te lo do? Sì, perché ti do l'opportunità di fare. A te piace mangiare messicano? Uh-huh. Ah, sì. Allora, qui è il Vanity Pub. Perché ti do questa cosa che si mangia messicano? Sai perché? Perché praticamente sta lanciando praticamente la mangiata messicana, il vano di Pablo. Quindi hai l'occasione di andare lì, ma vedi che brucia, eh? Grazie. Ok, allora da questo momento è finito tutto, però inizia il karaoke, quindi può cantare chiunque. Infatti abbiamo un concorrente del karaoke dopo la fino a mezzanotte che si chiama Salvo. Vieni qua, Salvo. Questo è un personaggio noto nel nostro paese, canta una canzone bellissima, Rafa, se tu sai, quella di Adriano Celentano. Ci tenevo a ricordare una cosa, che sentito, a mezzanotte faremo il karaoke. Qualche goccia di pioggia? Può darsi. Ho sentito. Faremo il karaoke fino a mezzanotte.